L'onorevole Maria Elena Boschi ad Arezzo per un'assemblea degli iscritti di Italia Viva. Tra i temi principali trattati, la guerra in Ucraina e la situazione economica del nostro paese. Vorremmo ovviamente non dover essere in queste condizioni, ma le immagini drammatiche che arrivano dall'Ucraina portano, penso, nella testa, nel cuore di tutti noi come priorità quella della guerra, soprattutto per il dramma umanitario e anche per i tanti profughi ucraini che stanno arrivando nel nostro paese. Grazie alla generosità degli italiani trovano una prima accoglienza, ma servirà a immaginare una strategia di medio e lungo periodo anche per questo. E poi purtroppo la guerra porta con sé anche delle conseguenze economiche e per noi la priorità è pensare alle famiglie italiane che in questo momento fanno fatica a pagare le bollette, che vedono un rincaro dei prezzi nei supermercati, anche dei beni di prima necessità, e accanto alle famiglie purtroppo anche tanti piccoli o grandi imprenditori, perché è una crisi che accomuna le piccole realtà come quelle più grandi, perché l'inflazione insieme all'aumento delle materie prime e dei costi dell'energia rende veramente complicato per molte realtà andare avanti. Il governo ha stanziato delle prime misure importanti nei giorni scorsi, soprattutto relative al costo del gas naturale, dell'elettricità, del carburante. Però sappiamo che non bastano. Come Italia Viva siamo consapevoli che occorre fare ancora di più e agire soprattutto a livello europeo per mettere un tetto al costo dell'energia. Alla presenza del coordinatore regionale Stefano Scaramelli e vicepresidente del Consiglio regionale e del coordinatore aretino Gianni Ulivelli sono state ricordate le principali misure che proprio grazie ad Italia Viva oggi sostengono famiglie ed imprese. Come Italia Viva abbiamo proposto una misura proprio strutturale per le famiglie, che è il bonus per le famiglie, l'assegno unico universale che dà un aiuto a molte famiglie italiane. Da marzo viene pagato questo sostegno economico ad oltre 5 milioni di minori e 5 milioni di ragazzi e ragazze in Italia. È un primo aiuto importante insieme anche alle misure di riduzione delle tasse che stiamo portando avanti insieme al governo Draghi e che già vedremo in busta paga questi mesi. Però sappiamo che tutto questo lavoro dei mesi scorsi in parte è purtroppo ridotto nella sua portata dalla crisi internazionale. Perché con l'inflazione e quello che dicevamo prima, l'aumento dei costi di tutto, compreso l'energia, purtroppo in concreto le famiglie fanno fatica a vedere questi aumenti in busta paga come degli aumenti veri, reali sul loro portafogli. Quindi dobbiamo fare ancora di più, ma siamo consapevoli che questa è la priorità in questo momento.